Ciao a tutti da Parafranza, benvenuti a questo video. Ci stiamo inoltrando verso il villaggio militare di Monte Serodine e verso il cimiterino. Ovviamente vi ho saltato la prima parte perché non è nulla di interessante e emozionante se non una lunga strada sterrata. Benissimo, stiamo entrando nel villaggetto militare, quello che resta. Là sopra, verso il passo, vediamo altri baraccamenti. Come potete ammirare, qua è tutto cosparso di costruzioni. Qua abbiamo davanti a noi il Monte Serodine e proprio dietro questo costone c'è il cimiterino, il famoso cimiterino, che è tra l'altro il più alto della Guerra Bianca in Adamello, costruito il 13 giugno 1918. Ancora uno scorcio del villaggetto per farvi capire la sua estensione e poi andiamo direttamente verso il cimiterino del Serodine. Siamo arrivati al cimitero del Monte Serodine. Possiamo vedere tutto l'acrocoro ad Amellino. E ci fanno compagnia delle fantastiche pecore. Stiamo tornando a Malga Blaise ed ecco la vista dal sentiero del villaggio militare, molto ampio. Abbiamo lasciato il Serodine e adesso ci recheremo verso Malga Blaise, che è proprio qua sopra, e davanti a noi si presenta il Monte Tonale Occidentale. Siamo arrivati a Malga Blaise e questo è il panorama che ci si pone di fronte. Abbiamo qua sulla nostra sinistra Cima Cadì e la prima linea di cresta italiana, mentre sulla nostra destra abbiamo Presanella, la Busazza, i Monticelli e il Passo Paradiso, che era dominato dagli austriaci, e il Castellaccio, che invece era italiano, anche se non dall'inizio della guerra, purtroppo. Qua ci sarebbe da aprire una piccola parentesi storica, ma non è questo il video. Ci stiamo dirigendo verso Cima Cadì, sperando che il sentiero sia praticabile, così vedremo la prima linea italiana. Non so se riuscite ad apprezzare questi piccoli muretti a secco, questi piccoli basamenti, ma credo di sì. Possono sembrare nulla, ma in verità sono i basamenti dove venivano fissate le tende. Infatti qua c'era una tendopoli abbastanza imponente. Ecco, siamo sotto le pendici di Cima Cadì. Possiamo notare in basso a destra una grotta d'artiglieria. Però il sentiero sembra abbastanza crollato per le frequenti piogge degli ultimi giorni. Ecco i basamenti delle tende di cui parlavamo poco fa e vedete che sono molteplici e probabilmente anche tutti questi sfasci facevano parte di o costruzioni oppure di basamenti per le tende italiane. Qua siamo proprio a ridosso della prima linea, che si trova proprio in cima a Cima Cadì. Scusate il gioco di parole. Ecco qua la grotta dove era ricoverato un cannone da 75, adesso ci entreremo. Vi faccio vedere anche il panorama, abbastanza strapiombante. E là abbiamo Malga Blaise. Siamo dentro la caverna dove era piazzato un 75 da montagna. Vediamo, purtroppo si vede poco. Poi vediamo una via di fuga e il posto dove era posizionato il pezzo di artiglieria, che dà direttamente sui Monticelli. Ecco il sentierino che a zigzag si inerpica verso Cima Cadì, che è proprio sopra la nostra testa. Siamo sotto Cima Cadì, nel punto in cui ci congiungiamo con il sentiero che passa in cresta. Colà è il Monte Tonale Occidentale. Non so quanto riuscite a sentirmi, ma siamo giunti sulla cresta antistante la Cima Cadì, che abbiamo qui alla nostra destra, e c'è tipicamente il passo del Tonale. Come vedete la punta è la
Gioia sotto Cima Cadì, e a lato passa il sentierino. Adesso noi seguiamo questo sentiero per poi giungere alla cima dal basso del Tonale, ovvero da di fronte. Ecco cos'è possibile trovare, la stella alpina. Mi raccomando, fotografatela ma non raccoglietela. Ecco qua il passo del Tonale, le trincee di cresta di Cima Cadì e davanti a noi la prima linea austriaca. Immaginatevi qua, il 13 giugno 1918 era veramente un inferno. La battaglia va dalla cresta dei Monticelli all'Albiolo e per 2 ore la strage infuria davanti ad ogni posizione, nelle piccole trincee sommerse dai combattenti che si avvinghiano. Dappertutto la lotta si è spezzata in azioni di corpo a corpo. Piccoli nuclei che non vogliono cedere sono annientati con ogni mezzo. Il nemico si ritira e riprende il fuoco dei cannoni. I nostri che inseguono, quelli del nemico che coprono la ritirata delle sue truppe malconce. La vasta piena del Tonale, le pendici del Monticello e della Cadì sono un tragico viluppo di morti uno sull'altro, cataste nei punti più contesi. La notte scende su tanta furia e tanto strazio di uomini. Le grida dei feriti sono spaventose nell'oscurità. Il silenzio del campo di battaglia, pauroso e tragico, è rotto solo dallo sciabolare delle lame luminose dei riflettori che frugano le posizioni da qualche raro colpo di artiglieria. Gian Maria Bonaldi, 13 giugno 1918. Siamo arrivati a Cima Cadì, 2605 metri, dopo aver percorso le trincee di cresta, ed ecco il panorama alle nostre spalle. Poi ovviamente giro la videocamera. Un panorama a 360 gradi sulla piena del Tonale. Lasciata Cima Cadì con grande tristezza, ci accingiamo a scendere seguendo le trincee che percorrono la cresta. Ecco un pezzo di trincea quasi intatto, con ancora le feritoie. Spalle, purtroppo per il vento e per il sentiero non tracciato non sono riuscito a fare grandi video e foto, e niente, noi adesso proseguiamo con la strada sterrata alle mie spalle che ci porterà verso il passo del Tonale. Direi di finire qua il video, vi ringrazio per averlo visto, spero vi sia piaciuto, lasciate un like e magari un commento, seguitemi su Instagram e su Facebook. Grazie, ci vediamo alla prossima.